Buonasera a tutti gli amici presenti, ai nostri radio spettatori e ai nostri amici che ci guarderanno registrato. Iniziamo oggi un po' in ritardo perché sono reduce da una manifestazione contro la chiusura dell'ospedale Annunziata, perché in base a questa idea scellerata di ridurre le spese, come è stato comandato a loro presidente della regione Campania, questi signori stanno deliberatamente tagliando tutto il possibile immaginabile, anche un'istituzione ultracentenaria come quella dell'Annunziata, che ha sempre assistito la nascita e il parto, oltre naturalmente al nostro ospedale per antonomasia gli incurabili, ma questa è una delle varie istituzioni sanitarie che affonda nei secoli la sua storia, e quindi sono reduci da questa protesta appunto contro questi tagli scellerati, pensando appunto di poter contestare per quello che possiamo anche gli operatori dell'ospedale, i cittadini che hanno partecipato a questi tagli, che porteranno soltanto giovamento agli amici degli amici, perché in 1300 parti anni che l'ospedale Annunziata riesce a fare e rifà, nonostante la ex gestione dell'ASL Napoli 1 continua a farne con un successo che appunto è confermato dal fatto dell'affluenza delle persone che continuano ad andarci, vogliono appunto dirottare probabilmente queste 1300 nascite, queste 1300 famiglie, queste 1300 cespiti in strutture che naturalmente non possono garantire, come l'ospedale Annunziata può fare, la tutela della salute completa. All'Annunziata ci sta un reparto di terapia intensiva neonatale che qualsiasi altra clinica non potrà vantare, e non potrà vantare la stessa esperienza ultradecennale. Ci tenevo a questa cosa, faccio vedere agli amici che ci vedranno su YouTube il simbolo di questa manifestazione. Io facevo parte del gruppo dei rossi, che si hanno distinto per vari gruppi, rossi, verdi, gialli, in modo che abbiamo fatto un cordone attorno all'Annunziata, abbiamo abbracciato, come era lo slogan della manifestazione, abbracciamo l'Annunziata, l'abbiamo abbracciato proprio fisicamente. E con questo iniziamo la nostra sesta lezione, ma sarebbe anche la quarta, diciamo, dell'ipotetico libro di Napoletani per principianti. Le altre volte abbiamo parlato dei verbi, ne parleremo questi qua, dei verbi del secondo gruppo, del primo gruppo regolare, sempre del primo gruppo regolare, parleremo oggi dei verbi del secondo gruppo regolari. Tra questi, naturalmente mi avvalgo dei libri, perché non essendo capace di tenere tutti i verbi del napoletano, sapete benissimo, ne ho già parlato, la lingua napoletana è una lingua molto ricca, per cui ha tutta una serie di verbi che l'italiano non ha, e quindi mi trovo la pagina, perché naturalmente non posso ricordare nemmeno tutte queste qua, è il 95. Allora, verbi della seconda coniugazione sono naturalmente verbi che finiscono in ere, sarebbe la e con l'apostrofo e l'accento, perché la re finale cade, come avevo parlato la volta scorsa, e per fare più presto vi dico quali possono essere, ad esempio, arapi, van Richer, care, caper, oppure capì, che sarebbe entrare, perché capere con l'accento sulla E diventa la donna che fa i capelli, faceva i capelli. La parrucchiera, la coiffeuse, la giudice, coiffeuse, internazionale,
Capra, e poi ho pure capito perché cade le ultime due, cade il re finale. E chiagnere, dicere, friere. E questi qua sono i verbi di seconda coniugazione. Anche se c'è da dire che molti, diciamo, abbiamo fatto questa distinzione irregolare, anche se al participio passato alcuni verbi di questi hanno, non sono regolari, per cui tutta la seconda coniugazione napoletana potrebbe essere considerata irregolare. Però, diciamo, se ci consentite, a me e a chi ha scritto il libro, naturalmente io sono un portavoce di questo libro, diciamo, questa separazione considereremo una parte in regolari e altri irregolari. Mi dicono che si sente male avvicinato. Si sente male? Hai alzato il... Sì, ho acceso, è in rosso. Perfetto. Quindi sto funzionando come cosa, quindi l'avvicino un po' più alla bocca. Quindi volevo dire, andando eventualmente, se gli amici che ci ascoltano in radio vogliono, hanno dei dubbi, come l'altra volta mi disse Lucilla, se gli ultimi 5 minuti vogliamo prendere degli appunti. Perfetto, io ti segno le domande nel posto. Perfetto. E quindi questi qua sono per esempio Arapi, Araput, Banaricer, Banarit, Care, Carut, si scrive Cade, cioè il famoso, come vi dicevo già le altre volte, il rotacismo della D, per cui lo pronunciamo R invece di D, si scrive Cade, ma si scrive Care, si legge Care, oppure Cade pure, naturalmente oggi Cade può sembrare, Sive Caden sembrerebbe un poco strano, Sive Caden è più normale, più diciamo, l'orecchio è più abituato a questo suono. Un verbo può essere chiagnere, però io a questo punto chiagnere, che mi fa un po' secce, faccio il corno, la buona napoletana, faccio con la mano destra, oppure come li faceva Benedetto Croce, faceva il segno di Benedetto, il segno delle corna di Benedetto Croce era così, che è molto più simile a quello della testa di un vitello, quindi e agitava, perché lui diceva non è vero ma ci credo. Allora preferisco la declinazione di Vatter, che è a pagina 27 di questo libro, e fa Ivat, Tuvat, Isvat, Nui Vattim, Vui Vattite, loro Vattana. Il futuro, futuro semplice, vi ho già detto, il futuro semplice, il napoletano, se non scrive poesie non lo usa. Abbiamo detto l'altra volta, però il futuro semplice questo sarebbe io vattarraggi, tu vattarrai, is vattarrà, lui vattarram, voi vattarrate, loro vattarranno. Qualche sfizio che vi piace del verbo, no, nessuno, del verbo vattere, ve lo posso leggere senza problemi. Il condizionale, io vattarrie. Ci batteria a mamma davanti alla patria. È più difficile batteria. Sì. Imperativo vatta, vattima, vattita. Vattita. Ci volesse. Devo correggere, la volta scorsa avevo fatto una separazione di razze che da tutte in mano. Emana in mano. Mi sono documentato un poco meglio, butti in mano, meno in mano, comunque va bene per sbrigarsi, butti in mano e meno in mano va bene per dire sbrigati, tutte e due possono essere utilizzati tranquillamente. Io lo sentivo un poco più adatto meno in mano, meno in mano piuttosto che butti in mano. Beh, leggendo accettano sia l'uno che l'altro per dire sbrigarsi. Chiuderei la cosa del verbo, perché i verbi sono questi qua, li possiamo fare degli esercizi, se volete vi posso assegnare, vedo che naturalmente siete contrari, però. Allora, tutto questo naturalmente io ve lo sto anticipando, sarà poi messo sul sito della Pluriversità, che è l'ispiratrice di questo corso che noi stiamo facendo per Senza Urgenza,
e che chiaramente detiene l'imprimatur, perché mi pare giusto che sia riconosciuto e divulgato. Il napoletano, naturalmente, come nella lingua italiana, usa i sostantivi al singolare, questo naturalmente ora parliamo del singolare, del maschile e del femminile dei sostantivi e anche il plurale, la trasformazione del singolare e del plurale. E quindi, come dicevo, il napoletano, come l'italiano, ha generalmente il maschile che finisce in O, e per renderlo femminile generalmente si cambia la O in A. E quindi diremo semplicemente cambiando, Massimo stai facendo un'area di... No, stavo pensando... Stai pensando di nome, lo faccio sapere subito. O patrona, a patrona, o ciuccio, a ciuccia, non necessariamente o ciuccio e a ciuccia, sa da leggere si pronuncia la vocale finale, perché naturalmente alcune di queste sono le vocali, abbiamo parlato delle vocali atone, e se non sono accentate generalmente non si pronunciano. Abbiamo ancora l'aggiunta essa ai maschili, conte, contessa, mireg, mireghessa, oppure trice per quanto riguarda i sostantivi che finiscono in dore, quindi imperatore, imperatrice, ambasciatore, ambasciatrice, cacciatore, cacciatrice, naturalmente. E in alcuni addirittura, no, addirittura, conservando quella cosa, faticatore, per il maschile faticatore, oppure un cantatore, e diventa la donna diventa cantatura. Non cantatrice. No, un cantatore. Altre, diciamo, c'è uno specchietto che vi riporterò e che è importante per questa trasformazione del maschile in femminile. Per esempio, il maschile che prende per esempio il dittongo IE, per esempio Tinner, Chianchir, Vatil, diventa al femminile, prende una E muta e diventa Tenner, quindi il dittongo IE diventa E, quindi Tinner diventa Tenner, come Chianchir diventa Chianchera, perde la I, ma solo la I, come Vatil diventa Vatella, con il famoso accento, faccio sempre il solito segno, dell'accento grave che fa il suono chiuso, Vatella. Ad esempio, la I di Canisto o di Ninno diventa al femminile, si trasforma in una E e diventa Canista e Ninna. Lo stesso per esempio per la U, la U di per cuoco o per cuoco o sanduccio. Sanduccio, sai, quel tipo il suo tipo che va a vedere un poco truffaldino. O sanduccio diventa una O e quindi diventa per cuoco, diventa per cuoco oppure sanduccio. Nella U di suio, scurnuso, muta femminile in O e quindi diventa soio oppure scurnosa. Va bene? È chiaro come. Ma per coca, per coca e per coca. In o italiano per non esiste. E per coca. In italiano non esiste questa differenza. No, cioè, perché la pesca, la pesca gialla, sì. Però dici, ma la usi, cambia di genere nel momento in cui la usi, ma faccio o quindi per coca. Ah. Quindi non per cuoco, ma faccio un che per cuoco. Mm-hmm. Questa diventa questa, in questa trasformazione cambia in questa cosa qua. Va bene, questo è semplice per quanto riguarda la trasformazione del maschile e del femminile. Invece il plurale, cioè non invece,
Il plurale ha anche anch'esso una trasformazione, diciamo, nella, nella scrittura delle, delle parole, perché ha bisogno, per distinguerle, vi posso fare una, uno schema molto breve, è ad esempio il singolare parenta e prevata, che ha la E con il famoso accento grave, quindi sarà una pronuncia aperta, grave, pronuncia aperta, parenta e prevata, diventa parienta e privata, la E aggiunge E e la E chiude, e quindi cambia la, la disposizione dell'accento. Lo stesso va per, ad esempio, per la E di mese, marchese, muta in plurale di mi, e quindi diventa i mise, i marchise, invece di mese o mesa, diventa i mise, o marchese, diventa i marchise. La O di giocatore e dolore, la O con il, l'accento acuto, quindi col suono giusto, giocatore e dolore, per esempio, diventa, cambia, la O diventa U, quindi diventa giocatore e dolore, dolore, la O diventa U. Lo stesso va per carofana e monaca, la O accentata, perché allora noi accentiamo perché altrimenti sarebbero mute. Questa è l'importanza di usare il, l'accento, perché altrimenti il suono della O non verrebbe pronunciato, come della E e come della, della I. La I non va nemmeno, la I va letta in questo caso qua. Però diciamo la E e la O non verrebbero pronunciate, sicuramente in, in corpo di parola non si leggono. Quindi le accentiamo e cambiano di suono a seconda se sono maschili o femminili. In questo caso carofano o monaco diventano, prendono la U e cambiano l'accento e diventano appunto carofano e monici. Il singolare di U, pugno, oppure di pertuso, muta plurale in O acuto, e quindi sono chiuso, quindi diventa pugno e pertuso. La U di grosomola e uova diventa O con l'accento grave, quindi diventa una pronuncia aperta, quindi crosuomola diventa crosomola e uova diventa ova. Ok? Ci sono alcuni nomi regolari, ad esempio, che non vengono, figurati. Il baff. Irregolare. No, il baff, per esempio. Irregolare. Il baff a baff, non vanno, non cambiano a maschile e femminile. Il baff come Irina, i gatta frippa, che altri sono le carezze, le moine che fanno gli innamorati. Siamo senza parlare. Il gatta frippa. Il gatta frippa. Gatta frippa. Oppure ignoto. Ignoto. E qual è l'etimologia di gatta frippa? Gatta frippa, mo me chiedi troppo. Perché è curioso. Gatta frippa. Allora, sono delle moine che fanno gatta frippa. La gatta, no, te lo posso dire, in questo caso sì, può essere gatta flip, viene dal da gatto che si strofina a quando è affezionato a qualcuno, quando vuole ricevere delle carezze. E abbiamo detto i gatta flip sono carezze, tenerezze, gentilezze amorose che, si fa, che sono fatte fisicamente e non verbalmente. Ecco perché gatta flip è una, diciamo, l'intelligenza del napoletano sta in questo, nell'individuare un comportamento anche animale, adottarlo nel parlato. Ignotolo, che sono tutti ignotolo, sono bazzecole. Oppure quando uno si saluta fa il casalem. Il casalem. Tu sapevi. Salam aleikum. Aleikum salam. E il casalem. I salami ricchi in italiano. Veniamo allora, comunque. Il casalem. In arabo si dice aleikum salam, salam. No, napoletano. No, è su carne di italiano sarebbero salami ricchi. Ah, sì. No, perché ne prendi in italiano e tic salem. No, salam aleikum. Aleikum salam, si dice.
Sai l'arabo tu? È l'arabo, che sei l'arabo? Allora, l'italiano invece è salamelicchi. Salamelicchi. E invece napoletano? Napoletano è lick salem. Lick salem. Lick salem. Tutto sti lick salem che state facendo. Che se ne sa salem. Volendo entrare nel dettaglio, abbiamo detto i sostantivi che al singolare maschile e terminale restano logicamente invariati, al plurale restano invariati al plurale, quindi funtanir e o funtanir e funtanir, a funicolare e funicolare, quindi la E non cambia a plurale. Vi leggo qualcosa altro, qualcun altro di questi. Sì, allora il raddoppio della consonante iniziale, che si usa soprattutto nei sostantivi aggettivi sostantivati femminili al plurale, che richiedono un doppio un raddoppio fonetico, tipo per esempio e borz, per dire le borse, e bucio, ad esempio nel caso delle ciliegie, il ceras, tre ceras, diventa, si raddoppia la consonante iniziale, quindi la cerase, le cerase, che hanno una sola C, raddoppia e diventa e cerase con doppia C. Generalmente questa pronuncia, se volete scrivere in napoletano, dovete anche segnarla. Dolce, e cerase. Dovevi scrivere, se vuoi scrivere il correttamente in napoletano, il zeppo, no, solo per e zeppola, e zeppola, sì, a zeppola, una sola, e zeppola, lo raddoppi, e zanna, a zanna, e zanna, noi lo diciamo in napoletano. Allora, nella pronuncia in questo caso andrebbero raddoppiate, e zio, la pronuncia, no? Ah, sì, e zio. No, pure scritto. No, no, scritto. Noi stiamo parlando della pronuncia che in questi casi viene raddoppiata, ma che per essere corretti anche nella scrittura, sia da fare una poesia con pezzio. Quindi fa pure con pezzizio. No, 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 ve lo dico perché, non perché. Non perché voglia essere vocale. Perché dopo fa parte di questa cosa anche il colpo. Noi stiamo facendo questo Arecchio e Ricci. Bravo, Arecchio e Ricci. Va bene. Ci sono delle modifiche alla. Piedino. Epiro. No. Perché non è femminile, ovvero è maschile. Coscher, invece coscio. E coscio. Due C. Doppio della. La scrivi perché noi diciamo il coscio. Guarda, pare coscio. Ha lasciato il coscio fuori. Significa, oh, la vicchiarella cacciata il coscio a cuore. È un modo di dire, però non lo diciamo il coscio, quindi per scrivere correttamente raddoppiamo. Per i civili, sono i femminili. Sono per i femminili. Plurale. Sì. Femminili, diciamo. Maschili no. Maschili no. O cane e cane. Che ne so, un altro che mi viene. Il seggio. Il seggio. A seggio, il seggio. Questo è femminile, il maschile, o bicchiere, sì, perché c'è. O bicchiere, per esempio. O bicchiere. Sì, in questo caso sì, bicchiere andrebbe, però diciamo è più in questo caso qua la grammatica non prevedrebbe la raddoppio. Perché bicchiere è maschile, maschile, bicchiere. O bicchiere, bicchiere. Però non è o bicchiere. Il suono è singolare. Quindi o bicchiere singolare. Non cambia. Ma il plurale è il bicchiere con due B. No, rimane sempre perché un bicchiere non è che lo raddoppi il suono come fai il coscio o il seggio. E seggio. A volte forse il bicchiere è maschile. È maschile, infatti. Bucano, il bicchiere, o l'ambiro, e l'ambiro. Non fai con l'ambiro. E il chiaro. A maschile però per esempio si raddoppia dopo l'aggettivo numerale 3, per esempio 3 chiuve, in quel caso là i 3 chiuve ricevono una doppia C. Poi certo ci vuole una fantasia,
No, c'è una fantasia, bisogna. Allora, cioè, tutte le lingue. No, è bellissimo, che complesso proprio. Cioè... È complesso come tutte le lingue che andiamo a imparare, l'inglese, il spagnolo. Ah, sapezzo passaggio. Più che altro è strano che c'è una regola. Complesso è bello, ma è strano che c'è la regola. Cioè, è strano che sempre è strano che ci sia la regola. È strano, perché se viene dal popolo, è strano che poi hanno sempre. Ma tutte le lingue partono da un popolo che l'ha parlato. E che poi ha cominciato a scriverle perché naturalmente voleva mantenere quel ricordo di quella cosa che è stata scritta. Da quelle là abbiamo tratto le regole della grammatica, ma della grammatica napoletana, come della grammatica francese, della grammatica spagnola, tedesca, inglese. Ma il fatto che ci siano delle regole scritte. Hai già perso il microfono, Massimo? No, perché se non ti sentono per radio. No, per radio non ti sento. Ah, però la faccia l'ho fatta. Ok. Perfetto. Rosario si è prestato. Il fatto che ci siano delle regole scritte è uno dei parametri di cui rappresentano il fatto che sia il napoletano sia una lingua o no? No, non significa. No, se ti ricordi la. Non erano. Le cinque regole non erano quella, non prevedevano che avesse una grammatica. Diciamo la grammatica è un espediente ulteriore a una lingua per essere codificata e per essere trasmessa, per conservarsi integra nel tempo. Non è fondamentale avere per una lingua una grammatica strutturata. Che venga strutturata è necessario nella fase del tramandare questa lingua. Non sono io che Ando! Allora, spegnetelo. Al singolare, abbiamo detto fatto della. Allora, per esempio, al singolare, quando trattasi di sostantivo o di pronomi possessivi usati in modo generico e sempre preceduti dall'articolo determinativo, da una preposizione articolata dall'aggettivo quantu, o bene. Questo per i maschili parliamo ora, o bene la doppia la B, o caffè ci vuole. Sì, come perché la, o caffè. Leggere la. Sì, allora al singolare va raddoppiata la consonante iniziale quando tratta di sostantivi o di pronomi possessivi usati in modo generico e sempre preceduto dall'articolo determinativo da una preposizione articolata o dall'aggettivo quanto, per esempio o bene, o caffè, o pane, o pepe, o putrusi, o putrusi, o putrusi, o putrusi, o putrusi, è toste, è toste, cioè o rau indossala, o mia, o tuoi, o nostro, quanto male, quanto zucchero, raddoppia sempre la prima consonante. Perché c'è il pronome possessivo. Cioè, questo indicherebbe il partitivo, dovrebbe essere una quantità ma non no, definita. No, quanto è, non è il partitivo in questo caso. Ma del male, del bene. No, perché non è. Quando c'è il male. Pronome possessivo. Perché comunque c'è il pronome possessivo. O mio. O mio, ciò che è mio. E il mio sarebbe o mio, o tui, o nostro. Diciamo che questo è un po', c'è cioè forse una derivazione spagnola. Tu vuoi con forza lo spagnolo. Allora, il napoletano è una lingua neoromanda che viene dal volgare pugliese. Infatti, sto facendo un attimo un momento locale. L'aragonese che ha ammesso, che ha fatto venire, che ha adottato il napoletano come lingua di Stato, diceva di adottare come lingua di Stato il pugliese, non il napoletano, perché parlava del volgare pugliese. Il volgare pugliese è quello che ha poi dato origine al napoletano. Il napoletano è di quella. Zona di cui abbiamo parlato nelle lezioni precedenti, che quella là
che esclude il tacco dell'Italia, quindi il Salento, la punta della Calabria e la Sicilia, perché ha un'influenza più greca, un po' araba per quanto riguarda quella siciliana, e quindi il napoletano, il pugliese, il volgare pugliese che si è parlato nell'area continentale, che è quella a nord di queste zone che vi ho accennato. Ma perché i pugliesi hanno quella cadenza? Quello ha fatto che sono pronunciati. I pugliesi hanno quella cadenza quando parlano. I pugliesi? Perché allora ogni. Se lo so, perché. Ogni lingua poi assume in zona, in un posto particolare dei modi di dire che sono quelli là locali. Noi probabilmente i napoletani di Napoli hanno subito l'influenza che parte dai Cumani, che poi erano i Greci, e poi sono diventati i Latini, e poi sono diventati i Normanni, e quindi ognuno di loro ha lasciato una traccia del suo modo di parlare, portandosi dei modi di pronunciare le vocali e le consonanti. Probabilmente i pugliesi sono rimasti più legati al linguaggio della Puglia, e parliamo appunto prima della conquista dei latini, che diventava così. Quindi probabilmente i suoni sono rimasti e si sono radicati nel linguaggio pugliese. Ma tu hai detto volgare pugliese, quindi esisteva un pugliese come lingua? Allora, cioè, il volgare, perché dice volgare era perché era la parlata del Volgo, non il volgare tipo scalmanato, tipo volgare che dice parolacce, ma il Volgo, il popolo che parla e che ha corrotto il latino aulico dei grandi scrittori latini. E quindi in Puglia si parlava il latino, sostanzialmente. In tutta Italia si parlava il latino. Poi, a seconda di dove il latino è stato modificato, abbiamo parlato per esempio dei placiti cassinesi, in cui si scriveva in latino e alcune frasi erano scritte saoca, saccioca, che le terre, che santo benedetti. Alcuni fanno risalire il toscano, il volgare toscano, a queste cose che sono più vicine a noi. Cassino era parte integrante del regno di Napoli, non era certamente la parte del regno, o almeno dei comuni toscani. Però i linguisti che hanno studiato e che hanno voluto tirare per i capelli la nascita del toscano, della lingua italiana, del toscano, hanno pigliato i placidi cassinesi, le prime cose in cui si scriveva il volgare erano i placidi cassinesi. Saccio, capelli terre sono napolitane, e più napolitane che non toscano, che probabilmente lo dicono in un altro modo. Quindi diciamo, il volgare, quindi tornando alla domanda che mi faceva, il volgare è la lingua del volgo, del popolo, e non certamente la lingua. Quindi è la corruzione della lingua latina aulica che usavano gli scrittori latini, e che non avendo un'accademia che gestisse la buona, come fanno ad esempio i francesi, come fa l'italiano con l'Accademia della Crusca, gestisce la giusta pronuncia, la correttezza dell'utilizzo dei termini, essendo perduto il potere centrale di Roma, chiaramente poi ognuno parlava a modo che più gli confaceva, più era ad uso, più gli conveniva, e più era diciamo legato alle tradizioni locali. Ecco, poi il volgare pugliese, cioè il pugliese di oggi, che ha un modo di parlare completamente, diciamo, un poco, cioè, non un poco, ecco, diverso da napoletano, anche se molti termini rimangono alquanto simili. Naturalmente queste cose qua ve le metterò sul sito della Libera Università di Napoli, che potete accedere, al quale potete accedere completamente appena avrò tempo. Penso che questo lo farò dopo che finiremo il corso di napoletano, perché nel frattempo, tra le proteste di abbracciare la cosa, la Madonna, l'Annunziata, abbiamo fatto fisicamente, e tutte le altre cose,
Naturalmente non ce la faccio a fare tutto questo. Parliamo ora al corpo umano. Ho fatto un piccolo elenco. Non mi puoi aiutare. Volevo cominciare. Racapara. Coraccia. Agoscia. La coscia che noi, per me indica tutta la gamba. Se per indicare la gamba in particolare noi parliamo di un cannello di coscia, ma era un cavo c'è un cannello di coscia, è un dolore micidiale, lo fanno tutte quante quando fanno le dimostrazioni, sapete, quando è stata antisommossa, la prima cosa per i nuclei antisommossa, diciamo i poliziotti antisommossa, la prima cosa che fanno per avere la possibilità di sbaragliare le persone danno i calci negli stinchi. Abbiamo provato sulla nostra pelle quando abbiamo fatto le proteste a Chiaiano, quando l'abbiamo fatta a Terzigno. I giorni parastinchi. Loro hanno i parastinchi. Pure i manifestanti. I manifestanti poi dopo abbiamo capito che bisognava procurarci anche noi parastinchi. Perché per farci indietreggiare, la prima cosa che fanno è danno i calci negli stinchi. Noi abbiamo protestato perché siamo di nuovo in emergenza monnezza, perché queste monnezze non vogliono decidersi a risolverlo il problema, perché devono costruire gli inceneritori che fa la signora Marcegaglia, che è la residentessa degli industriali, e che giustamente hanno interesse a costruire dei mostri a danno della popolazione, e in questo nel caso specifico della popolazione napoletana e campana in particolare. In generale, non in particolare, in particolare in napoletano, noi ce ne vogliono fare tre, oltre a quello di Acerra, penso ci vogliono distruggere, perché è l'unico modo per eliminare una razza che è riuscita a superare le invasioni barbariche, i normanni, i longobardi, gli austriaci, gli spagnoli, i francesi, la camera a gas, gli italiani, una bella camera a gas, sì. Solo così ci possono distruggere, i piemontesi, gli italiani, vabbè, i piemontesi erano francesi, poi non erano neanche italiani, si sono chiamati italiani per poterci invadere con un minimo, uno straccio di credibilità. Come stanno facendo l'Ucraina? Come stiamo facendo l'Ucraina? Gli italiani, i famosi italiani che ci hanno, i piemontesi che ci hanno invaso, hanno poi lasciato la tradizione, non so se avete sentito l'editoriale di Travaglio che ha fatto ad anno zero, però gli italiani sono abituati a tradire, si sono sempre trovati, hanno iniziato una guerra, hanno posto e l'hanno frutanata, e lo stesso stiamo facendo pure noi, noi, Berlusconi e i suoi amici ha fatto un trattato che non è ancora in essere, nel quale garantiva al loro amico Gheddafi, che era un dittatore, non c'è mai scudato, che è sempre stato un dittatore, ha fatto 40 anni di dittatura, e agente sparava, e oggi l'ha dimostrato platealmente di sparare ai suoi. Prima non lo faceva perché non era entrato nell'occhio del ciclone, ora lo sta facendo alla luce del sole, e per protettare nel Centrafrica, in Uganda, non abbiamo battuto un ciclo, no? Hanno sterminato 1 milione di Hutu e nessuno ha detto niente. Nessuno, i francesi non hanno alzato un dito, i signori del Belgio non hanno detto una parola, hanno fatto ammazzare le persone senza dire niente, ora che stanno ammazzando le persone, stiamo pensando che la vita umana è una cosa più preziosa, non va, però in questo caso qua si è mosso l'ONU, si è mosso l'Italia, si è mosso la coincidenza, andate sempre se volete, se lo so bene. Lo stanno facendo, lo sai? Sì, veramente che Davide poi li sta ammazzando. Scusi, lo sai, l'abbiamo sempre come vedere, se realmente che Davide sta ammazzando. No, probabilmente qualcuno l'ha ammazzato, perché pensava che abbia qua una dittatura, ci che persone non è dire punto. Però chiaramente in questo caso, essendoci la presenza di petrolio e gas, naturalmente noi che subito lo spirito umanitario si muove quando ci stanno i soldi, perché noi siamo, immediatamente siamo andati là in soccorso dei vincitori, come siamo abituati a fare noi, gli italiani, i piemontesi, gli italiani della conquista del sud, sono andati poi sempre, hanno cominciato a correre in soccorso dei,
dei vincitori. Liborio Monromano, in una lettera di Settembrini, è stato definito un pessimo individuo, però all'epoca è servito e ha cominciato, probabilmente abbiamo fatto darwinianamente una selezione negativa. Invece di selezionare i migliori da quel periodo, dal 1861 in poi, invece di selezionare fare la selezione positiva, come prevede la selezione darwiniana, abbiamo fatto una selezione negativa. Il peggio è riuscito a sopravvivere, perché i buoni purtroppo o hanno fatto i briganti, o purtroppo sono riusciti ad arricchire gli stati. Questo lo dico nel corso di lingua e letteratura napoletana che facciamo, no, di storia del meridione che facciamo adesso all'università, lo dico sempre. I nostri emigranti sono andati ad arricchire la Francia, l'Inghilterra, l'Argentina e tutti gli altri stati che oggi li fanno diventare anche sindaci. Per esempio New York ha tenuto un sindaco napoletano, Gio Petrosino, che ha combattuto ed è stato ammazzato dalla mano nera in Sicilia, era un suddito del Regno delle Sicilie che è andato in America, a New York, ed è riuscita a fermare, finché lui è stato in vita, la mano nera, l'infiltrazione mafiosa. Quindi queste, i migliori elementi purtroppo ci hanno abbandonato e noi stiamo subendo, come vi dicevo, darwinianamente una selezione negativa. Il peggio si sta dimostrando con Caldoro, è un molisano alla fine dei conti, pensate che sia napoletano. In Molise, fa parte del regno delle Sicilie, però vengono a Molise. Quindi diciamo, Aizzi che se ne fotte, i parenti sono i morti su e tenere là, mettere qua. E quindi, stiamo parlando della Mesa, la Mesa è la Mirza che si compie ogni volta, come o fegato che San Dorso, San Fracito, o Cora, o Pera. Estandino, opera che modifica che ha una modifica metafonetica, ossia il mutamento di una vocale sotto un viso di un'altra vocale, quindi opera diventa epir, come per esempio orenda e rienda, la modifica metafonica, cioè la e si avvale dell'aiuto di una i per indicare il plurale, a forgia. E rientra. A forgia. No, che la fosse una sercia. Sì, una sercia. Ah, sì, una sercia. A froce non ha asa, ma che le... Picavale. Che la froce lo cavallo. A froce no. A una sercia, ecco qua, la dice, ce l'ho. Ovietta, Irina, Oratona, Oratilla. È vero, perché indicazioni, Oratona, ritrovo questi Oratilla. E poi vengono come gli altri. Ma chi se ci manca due dita? Esatto. Orruccio. Orruccio. E al plurale? Erunuccio. No, Eddenucchio. Eddenucchio, sì. Allora, se usi Eddenucchio, non fai il rotacismo. Orruccio, Eddenucchio. Ornucchio e Drucchio. Sì, rimane, non c'è il protagonismo perché c'è il raddoppio della D. L'esordizzazione. Ah, era una bellissima. Perché il ginocchio è strano. E il dente non è la stessa cosa, dunque. Orenda e rienda. Non c'entra la doppia. No. No, perché cambia, c'è la metafonia. Sì, sì. Sordo e sonoro. Il Ranucchio e Drucchio. O Ranucchio e quindi la E non è accentata e quindi diventa, ce l'ho qua, fammi vedere se c'è pure il denuncio. Il denuncio al plurale. Perché vuoi cambiare? Dai? Vuol dire non c'è il controllo. Sì, o cambio solo il denuncio. Il diventa femminile. Orite e dita. Per cosa? Orite e dita. No, ho perso il passaggio di prima. R poi diventa D. In questo caso. Lo sai, hai saputo che non lo sente e poi se vuoi parlare devi parlare. No, dicevo, la R diventa una doppia D dopo, quando era plurale. Allora, non parliamo di R, parliamo sempre di D. Ah, o dente e dente. Protagismo. Però si scrive dente. Esatto. Si legge dente, noi pronunciamo dente, ma si dovrebbe scrivere correttamente, dovresti scrivere o dente. Però noi, la E finale la
non la pronunciamo, e la diva c'è microtacismo, il mentorente. Poi abbiamo suonato il gluteo, a PAC. E poi il PAC, femminile. E poi, vabbè. Vabbè, quelli là stanno tutto qua. I genitali, vabbè, lasciamo che figure. Ovega da su genitali. A Avara. Avara. No, è come si dice? Azizza. In napoletano. Azizza. Ha fatto la domanda, sapevo come si dice, cinque la. Lo ripeti? Dai. No, no. Il no, no, quello sì è semplice, però sul... Abbiamo sai quanti modi per no, sul femminile no. Era più c'era più un'alternanza di pareti, secondo me. Allora, per quanto riguarda il tutti. Sesso femminile, abbiamo un numero spropositato di più di quelli che ha usato Benigni quando fu all'epoca a Sanremo, mi pare, sì, sì. Mi posso far sapere la prossima volta, ma ne abbiamo una quantità, ecco qua, forse ce l'ho qua. Allora, corpo umano, genitale femminile 30 e 20 di quello maschile. 20? Solo in napoletano? Solo in napoletano. 30 modi di definire. Allora, come finisce questa parola? Sembra come. Sì, ma è normale. Le zone intorno a Napoli ci sono vari tipi di... Allora, probabilmente sono quelli là napoletani che poi sono rimasti fermi in altri posti. Perché si, basta che ci si sposti. Poi è un fatto pure di fantasia. Oh, no, per esempio pesce. Perché dice pesce? Fedraga. Fedraga, o pesce fedraga. Allora, è un fatto di fantasia. La lingua napoletana, il dialetto, la lingua napoletana, va bene. E ha la capacità di adottare tutta una serie di termini per poter indicare qualsiasi altra cosa. Abbiamo prima parlato di gatto Filippo. Stiamo facendo un sacco di gatto Filippo. E saranno queste carezze, queste moline, questi modi di dimostrare affetto, non con le parole, ma con i gesti. Ma ci è venuto, 7:10. Mannaggia. Allora, solo la famiglia, e poi ce ne andiamo. La famiglia abbiamo o padre, a mamma, o figlia, a moglie, a cainata, o inner, o frate, a sor, o nipote, a nipote. Anor, o zia, zia, avava, o vava. Che cosa sono? Sono e vava. Chiaro, sono i nonni. Esatto. Anon e un nonno. C'è a Santa Croce. Sta là, l'ho messo a posto, a Santa Croce, sta appesa se la vuoi contruttare, avava. O vavone. Noi usiamo vavone. O vavone sarebbe il nonno. Sarebbe il nonno. Invece a Vavelle è la bava. O Vavilla Vavella è diminutivo di nonna, nonnina. Invece Vavilla non si dice perché è un altro termine. In questo momento non mi ricordo precisamente che cos'è Vavilla. Però dopo dicerlo o nonnina invece dice Vavone. I nostri, l'altra volta abbiamo ospitato Enzo Fischetti e parlava di i padre, mi sorda, ed è un'aggregazione paragogica del pronome possessivo, limitata all'aggregazione paragogica, significa che il possessivo viene inglobato nel termine che stai usando. E i calchi latini, per esempio, mater tua, pater tuus, soror tua. Sorda. Infatti noi facciamo mamma, patat, sorat, zio, frate. Puoi ripetere come viene designato questo tipo di assimilazione? Aggregazione paragogica del pronome possessivo. In questo aggregazione caso, pronome possessivo. Aggregazione, la troverai scritta quando sarà il momento sul sito Libera Università. È importante questa. Punto WordPress. È importante che abbiamo detto. Abbiamo già parlato pure l'altra volta. E con questo vi saluto e volevo farvi leggere una parte
vabbè, non dovremmo dire notizie, purtroppo il tempo è tiranno. Significa che invece di fare 10 lezioni faremo 36.466. Ciao a tutti e grazie. Vi ricordo di fare donazioni alla pubblicazione. Possiamo continuare, che cosa non è, se non vai di fretta? A meno ti dici, non ti recuperiamo, facciamo meno la letteratura. La letteratura era bello. È il momento più bello, diciamo. Volevo coinvolgervi nella lettura. No, ma lo termine è finito. Della parte finale di Oscar Faliente. È bellissimo il Faliente. Poi c'è l'avvocato. L'avvocato? Bravo, fai tu l'avvocato. No, oh, già. Ma che stavo parlando, scusate? Oscar Faliente. Mi servono 4-5 persone, mi serve. Il giudice. Perché questo è importante, per esempio, Scarpetta utilizza in modo antico di, diciamo, come si scriveva, senza fare erisioni, apocope, aferesi, e scrive direttamente e ve volite luva ananze, me volite fa vedere come fanno di là. Non usa questi modi, diciamo, gli apostoli che noi abbiamo usato, abbiamo detto l'altro. Quindi è il lettore che deve farlo avendo una competenza linguistica del napoletano, che naturalmente oggi non abbiamo. All'epoca probabilmente chi leggeva il napoletano aveva più facilità a fare le revisioni, la apocope e così via. Oggi potrebbe essere un ottimo studio per farvi mettere in pratica appunto le regole che abbiamo analizzato fino ad ora, appunto, la volta scorsa, proprio la lezione scorsa. Va bene, io direi a questo punto che andiamo su Stracquata, non manca Moluciato, quindi date Molucienze, graziosa e bella udienza, cammo surchina a mezza di seia, alla salute di lui e di lei, casa secco lo cannarona, spagandanna solo promona. Ecco tutto. Guarda.